Amici di Horeca TV, bentornati. Oggi siamo a Napoli, 28 febbraio 2018. Ci troviamo nella splendida cornice del Gran Caffè Gambrinus, un caffè storico napoletano, e siamo in compagnia di Claudio Percuoco. Buongiorno Claudio. Salve, buongiorno a tutti. Amministratore della Caffè Morino SRL, e di Daniela Condurro, amministratrice della Michele in the World. Buongiorno Daniela. Buongiorno. E a entrambi ora chiederemo perché sono qui. Sì, oggi è una giornata molto importante per i nostri due brand, per le nostre due società, perché ufficializziamo un accordo in cui l'antica pizzeria da Michele, appunto, con il progetto Michele in the World, saprendo già aperto una serie di pizzerie un po' in tutto il mondo, e ci sarà un progetto molto importante per nuove aperture che poi parlerà la signora Daniela. E Caffè Morino è stato scelto come partner per il caffè da servire alla fine della, diciamo, del pranzo. E quindi per noi è un grande onore poter essere partecipe di questo progetto, che è stato diciamo creato dalla VG Network, nella persona del signor Riccardo D'Urso, che è promotore già di alcune iniziative in Giappone, dove loro hanno aperto la prima pizzeria al di fuori del distretto napoletano. Visto che lui rappresenta già alcuni brand rinomati di prodotti italiani in Giappone, ha fatto sì che è potuta nascere questa collaborazione tra la Caffè Morino e l'antica pizzeria da Michele. Quando nasce Caffè Morino? Facciamo una breve storia, riassumiamola in 60 secondi, per quanto tanti anni di attività imprenditoriale sono proprio difficili da riassumere in così poco tempo. Diciamo che rispetto all'antica pizzeria di Michele ci sentiamo abbastanza giovani, perché siamo attualmente in terza generazione con i nostri figli, appena miei e di mio fratello, che sono entrati da poco in azienda, e quindi diciamo la nostra storia nasce nel cuore di Napoli. Gambrinus è uno dei nostri bar più rappresentativi e storici, che forniamo dal 1972, e quindi negli anni abbiamo fatto dei percorsi importanti, prima sul territorio nazionale, e oggi siamo presenti in molti paesi esteri, in quelli europei quasi un po' tutti, e ci stiamo espandendo anche in paesi tipo gli Stati Uniti, in Australia, in Corea, e appunto col Giappone prossimamente. Tra l'altro saremo presenti proprio nella Foodex, che è la fiera più importante del food, il prossimo 5 marzo, quindi sarà un'ulteriore bandiera del caffè napoletano portata nel mondo. Grazie Claudio. Allora Daniela, coinvolgiamo anche te ora. Qual è la storia intanto di La Pizza da Michele? Allora, La Pizzeria da Michele nasce nel 1870, e mio nonno, insieme al padre Salvatore Condurro e Michele Condurro, ma soprattutto Michele Condurro, ha portato la pizzeria fino a dove siamo arrivati oggi. Noi siamo alla quinta generazione storica, e abbiamo cercato di tenere la pizza sempre fedele a se stessa. Noi negli anni abbiamo continuato a mantenere il nostro brand soltanto margherita e marinara, ed è stata l'idea vincente. Ci siamo differenziati dagli altri, non abbiamo mai cambiato i prodotti, i nostri fornitori sono storici, ed è per questo che poi abbiamo pensato all'espansione all'estero nella situazione del franchising. Con il franchising noi cerchiamo di replicare la stessa pizza, quindi margherita e marinara, così come si mangia a Forcella, nello stesso modo, con gli stessi fornitori, quindi lo stesso fior di latte che viene da Gerola, gli stessi pomodori, lo stesso olio. E oltre a questo abbiamo pensato di portare anche all'estero, oltre che la pizza, anche il caffè, appunto, di tradizione storica come quello di Morino, e poi ci evolveremo ancora con i dolci sempre artigianali, con la birra artigianale e con il vino anche della nostra terra, proprio per portare un pezzo di Napoli anche fuori. Noi attualmente abbiamo del franchising a Tokyo, a Fukuoka, a Londra, a Roma, a Milano e a Barcellona. Ancora siamo in espansione, quindi ne faremo altri. Non vogliamo diventare una catena come il McDonald's, ma ci teniamo che i nostri prodotti restano sempre fedeli a se stessi. Quindi il napoletano che mangerà a Londra mangerà la stessa pizza e dirà, cioè avrà un pezzetto di casa anche a Londra.
un po' come accade proprio con le regole del franchising. Prodotto, sì. L'idea del di un brand così importante che faccia il franchising non significa che noi stamperemo delle pizze tutte uguali, ma ci sarà comunque la formazione del pizzaiolo che verrà da noi. I pizzaioli sono sempre napoletani, faranno formazione e replicheranno comunque un prodotto genuino, non un prodotto già preconfezionato. Quindi la qualità garantita proprio dalle tradizioni riportate ormai da tre generazioni per quanto vi riguarda, dalla qualità degli ingredienti che voi utilizzate per le miscele di caffè e quelli che nel frattempo si aggiungeranno nei prossimi mesi come birra, gelateria, pasticceria e così via. Daniela, è una bella soddisfazione? Sì, sì, attualmente sì, perché c'è stato un riscontro, cioè Tokyo e Fukuoka erano lontane, ma quando poi abbiamo aperto a Barcellona, a Londra, anche in Italia, a Milano e a Roma, abbiamo visto che le persone sono davvero contente perché riescono ad assaggiare lo stesso sapore sia da noi a Napoli che fuori, quindi forse siamo riusciti nel nostro intento, quello di portare il sapore di Napoli all'estero. Daniela, e per chi si trova dall'altra parte e desidera avere maggiori informazioni rispetto a questa iniziativa? Per le altre città d'Italia, ma anche in Europa, ma anche nel mondo, dove possono aprire un punto ristoro dedicato, una pizza da Michele Franchising, qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale possono spedire un'email per prendere un contatto con voi? Basta contattare il sito dell'antica pizzeria da Michele, ci sono tutte le informazioni. E per adesso noi abbiamo anche il piano di espansione prossimo, però non vi dico dove perché sarà una sorpresa. Infatti mi è bruciato la domanda perché era proprio quello che volevo chiederti. Ci sarà l'attesa, ci dovete seguire sul sito appunto per capire dove che apriremo il prossimo. E noi naturalmente ne parleremo in anteprima su orecanews.it attraverso gli articoli che quotidianamente vi accompagnano in questo percorso di informazione. Grazie Claudio. Grazie a voi e un saluto. Grazie Daniela. Grazie a voi, arrivederci. Al prossimo appuntamento qui su orecatv.it.